trovati, signori miei carissimi. Riprendiamo direttamente da qui. Sto registrando di fila, quindi scoprirò insieme a voi se, cioè tramite voi, se il titolo vi sta piacendo. Spero di sì. Che cazzo è successo? Quello come al solito è fottuto. Te quasi quasi ti brucio, sappilo. Stai lì, va tu. Che se torna quella zoccola. Allora, io direi abbiamo trovato qualche pezzo, sì. L'abbiamo trovato. E il fuoco ti fa male. Secondo me dobbiamo proprio... Esatto. No, idiota. Da che parte verrai? Perfetto. Merda. Merda! Merda, 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 c'è proprio la battle! Oh, stronza! Io adesso provo quelle col veleno, magari è potentissimo. Dove sto andando? Che non lo so. Prima... E vatta puttana! No, no, no! Porca troia, che puttana! Mi ha shottato! E poi mi ha sfondato il cranio in una maniera orribile. Dai! Vieni, vieni, stronza! Te la fanculo. Dove cazzo esci? Merda. Così. Via 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 via. Dove sei? Dove sei? Dietro di me? No! Porca vacca! Perfetto! Che cazzo è? Eccola là! Ha fatto un cazzo il veleno! Buono. C'era. Merda. No, 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 no. Barile, barile. Facciamo un giro. No, non posso farlo. Ah, di qua. Dove sei? Dove cazzo sei? Eccola là! Te ne affanculo! Zoccola maledetta! Aspetta, 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 aspetta! Così! Non so se bruciare questi cadaveri. Oddio! Serva a qualcosa. Però male non farà. Figa, sto
Morta! Grande, morta! Puttana! Morta, morta! Troia, fatti vedere! 8000, benissimo! Alle scarpe! Alle scarpe, una mutazione di... di chi? Che cazzo è la rappresentazione di mia moglie? Sì, eh! Che cazzo hai fatto, Castellanos? Sarà una cosa da Silent Hill 2, sì. Cos'è che so? Boh. Ah, merda. Potevo usare le trappole. Guarda che roba. No, non funziona. Pensavo ci fosse un inceneritore, a dire la verità. Bellissimo, quando corri che ti dà il fuoco in faccia, sarà contento. Vabbè, comunque, signore, l'importante è che gli abbiamo spaccato il culo, quella... quella stronza. Poi... ma sei vivo tu? No. Vabbè. Andiamo a vedere di qui, poi proseguiamo. Abbiamo usato... si è fottuto tutto qui. Ma forse perché funzionava solo durante le boss battle. La boss battle, boh, non lo so. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Dopo poi... il resto non conta. Andiamo avanti, signori miei. Proseguiamo. Dobbiamo capire che problemi c'ha il nostro Sebastian. Con un pugno distrugge tre casse da imballo potentissime. Poi quando dà una sberla a quelli là... non gli fa un tubo. I fiammiferi per adesso 10 sono... sono ottimi. Che cazzo è questa camera? Merda. A casa. La storia Leslie. Del soggetto indica ritardo nello sviluppo, difficoltà di comunicazione e cognizione, oltre a comportamenti compulsivi. Ruvi, che è quello che faceva gli esperimenti, quindi. La storia familiare in caso è lui. Elevata a stimoli esterni. E buona adattabilità. Possibile che sia tu ciò che cerco da tanti anni. Strano, capisci, no? Incredibile. Stavolta non mi sbaglio. Questo è... compatibile. Va bene, però scusami. Oddio. Ma che diavolo? Un cervellone. La fuga dei cervelli. Merda. Brucia, brucia. Ah no, gli devo staccare i connettori. Via, 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 sono collegati a Matrix, via. Dai, dai, staccaglielo. Staccaglielo. Guarda che compenetrata, che schifo. Ok. Quindi... boh, è un cagame, signori, uno sfacelo. Brutta troia, sei morta. Andiamo subito al capitolo successivo, poi salverò. Magari c'è una fantastica cutscene. Poi c'è la vita. E perché abbiamo visto... che si trasformano nei miei compagni. Merda. Che cazzo fai, stronzo? Qualcosa l'ha spaventata? No, no. Cosa hanno fatto al mio cervello? Non ha una bella cera. Deve prendersi più cura di sé. Te avranno mica lobotomizzato, eh? Come in Sucker Punch.
Zione. Abbiamo una chiavetta da spendere, signori. E io le chiavette le spendo sempre volentieri in questo gioco. Prima carica però. E voglio questa. Dai! Un'altra chiave. Due chiavi! Che figata! Mi ha dato due chiavi. Voglio questa. In angolo. Oh no, stavolta ho preso un inculato. Ah, quattro però, però. Meglio che niente. Dammi questa. Oh, sì, sì, 5.000? Va benissimo. Bene. Bene, bene. Facciamo il punto della situazione sul discorso... Dai, dai, aprile forte. Sul discorso potenziamenti. Non so se potenziare anche la pistola. Non vorrei che a questo punto del gioco ormai saltasse fuori che abbiamo queste basta di arma leggera, diciamo così. Poi magari ci sarà forse la Magnum, ecco. Però per il momento... perché non ho potenziamenti per quanto riguarda il fuoco? C'è l'arpione che fa... Fì, il 240% fa a livello 5. C'è anche livello 4. Madonna, diventa potentissimo. Accecamento non mi interessa. Congelamento. Il raggio di congelamento può essere aumentato, ma... esplosivo... No, non mi dice niente di che. Facciamo più energia? Ma sì, facciamo il tank, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, 25.000, signori, urca. Corpo a corpo passa dal 50 al 180. Figa, dopo livello 5 è abnorme. Vai. Ok, 18.000. Abbiamo 800, quindi direi che siamo a posto così. Ma sì, dai. La stamina per il momento non riesco a giostrarmela abbastanza bene. No, 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 scusa, ho sbagliato. Porca puttana. Dov'è lo specchio? Vado a passare di qua per forza. No, non salvo, dai. Salvo poi la prossima. Ah, ecco signori, perché non mi faceva più uscire. Quindi salvare almeno una volta per punto conviene, perché si trovano queste cose qui. Crolla pavimento della chiesa, crolla pavimento della chiesa. Ah, vabbè, e tu? Nessun ferito, i presenti gridano al miracolo. Il pavimento della chiesa di Cedar Hill è crollato durante i restauri. Per i parrocchiani è un miracolo che non ci siano state vittime. Fotografie. Sì, questo è il faro. Sono gli edifici di quel villaggetto? O dobbiamo ancora andarci? La chiesa. Qui dobbiamo andarci. Oddio, che cazzo sale di lì? Vabbè. Spento tutto, signori. Siamo al buio più totale. Ci vediamo al prossimo appuntamento, ok? E vediamo che cacchio sta succedendo. Questo intanto ce l'equipaggiamo. Ciao a tutti.